Il libro di Amos. Parole di Amos, il quale fu tra i pecorai di Tecoa, che egli vide in visione contro Israele nei giorni di Ozia, re di Giuda, e nei giorni di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, 2 anni avanti il terremoto. Egli disse: «Il Signore da Sion ruggirà, e da Gerusalemme darà la sua voce, e faran lutto le praterie dei pastori, e sarà inaridita la vetta del Carmelo». Così ha detto il Signore: «Per 3 prevaricazioni di Damasco e per 4 nulla farò tornare, per aver essi triturato con 3 biglie di ferro il Galaad. Manderò fuoco entro la casa di Cazael e divorerà i palazzi di Ben-Hadad. Spezzerò la sbarra di Damasco, sterminerò l'abitante da Bicat Aven e il portatore di scettro da Bet Eden, e il popolo di Aram andrà deportato a Kir», ha detto il Signore. Così ha detto il Signore: «Per 3 prevaricazioni di Gaza e per 4 non la farò tornare, per aver essi deportato una deportazione completa per consegnarla a Edom. Manderò fuoco entro le mura di Gaza e divorerà i suoi palazzi. Sterminerò l'abitante da Asdod e il portatore di scettro da Ascalon, e rivolterò la mia mano contro Ecron, e perirà il residuo dei Filistei», ha detto il Signore. Così ha detto il Signore: «Per 3 prevaricazioni di Tiro e per 4 non la farò tornare, per aver essi consegnato una deportazione completa ad Edom, senza ricordarsi del patto di fratelli. Manderò fuoco entro le mura di Tiro e divorerà i suoi palazzi». Così ha detto il Signore: «Per 3 prevaricazioni di Edom e per 4 non la farò tornare, perché ha inseguito con la spada il suo fratello, ha corrotto la misericordia in se stesso. La sua ira sbranerà in perpetuo e la sua rabbia dura per sempre. Manderò fuoco in Teman e divorerà i palazzi di Bosra». Così ha detto il Signore: «Per 3 prevaricazioni dei figli di Ammon e per 4 non la farò tornare, per aver essi sventrato le pregnanti del Galaad allo scopo di dilatare il loro confine. Accenderò fuoco entro le mura di Rabbà e divorerà i suoi palazzi con clangore nel giorno della battaglia, con burrasca nel giorno dell'uragano. Il loro re andrà in deportazione, egli e i suoi principi insieme», ha detto il Signore. Così ha detto il Signore: «Per 3 prevaricazioni di Moab e per 4 non la farò tornare, per aver egli incendiato e ridotto in calcina le ossa del re di Edom. Manderò fuoco in Moab e divorerà i palazzi di Keriot. Morrà con fragore Moab, con clangore, con squillo di tromba. Sterminerò il giudice di dentro ad esse, e tutti i suoi principi truciderò con lui», ha detto il Signore. Così ha detto il Signore: «Per 3 prevaricazioni di Giuda e per 4 non la farò tornare, per aver essi respinto la legge del Signore e non osservato i suoi decreti.
li hanno traviati le loro menzogne cui i padri loro andarono dietro. Manderò fuoco in Giuda e divorerà i palazzi di Gerusalemme. Così ha detto il Signore: per 3 prevaricazioni di Israele e per 4 non la farò tornare, per aver essi venduto per argento chi è giusto e chi è povero a conto di 2 sandali. Essi che calpestano tra la polvere della terra la testa dei miseri e la via degli umili precludono. E un uomo e il padre suo entrano ad una stessa fanciulla allo scopo di profanare il nome mio santo. Su vesti pignorate si stendono accanto ad ogni altare e vino di multati sbevazzano nella casa del loro Dio. Eppure proprio io estirpai l'amorreo davanti a loro, la cui altezza era come altezza di cedri ed era forte come le querce. Estirpai il suo frutto dal di sopra e le sue radici dal di sotto. E proprio io vi feci salire dalla terra d'Egitto e vi condussi nel deserto per 40 anni perché ereditaste la terra dell'amorreo. Suscitai profeti tra i vostri figli e nazirei tra i vostri adolescenti. Non è forse così, figli di Israele? Oracolo del Signore. Abbeveraste i nazirei con vino e ai profeti comandaste: non profetate. Ecco, io sto per stridere sotto di voi come stride il carro quando è stracarico di covoni. Allora svanirà la fuga per il leggero e il gagliardo non sarà sostenuto dal suo valore. L'eroe non scamperà l'anima sua e il virtuoso dell'arco non starà saldo. Il leggero di piedi non scamperà e il cavaliere non scamperà l'anima sua. Il più robusto di cuore tra gli eroi nudo fuggirà in quel giorno. Oracolo del Signore. Ascoltate questa parola che il Signore ha pronunziato contro di voi, figli di Israele, contro tutta la schiatta che ho fatto salire dalla terra d'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le schiatte del mondo, perciò visiterò contro di voi tutte le vostre iniquità. Faranno forse viaggio 2 insieme, se non si sono messi d'accordo? Ruggirà forse il leone nella foresta, senza avere una preda? Darà il leoncello la sua voce dalla sua tana, se non ha preso qualcosa? O cadrà uccelletto nella trappola a terra, se non v'è laccio in essa? O scatterà trappola dal suolo, se non ha preso qualcosa? Se squillerà tromba in città, il popolo non sarà atterrito? Se accadrà sventura in città, non sarà il Signore che l'ha fatto? In verità, il Signore Dio non fa cosa alcuna se non ha rivelato il suo disegno ai suoi servi, i profeti. Il leone ha ruggito, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Fate udire sui palazzi in Asdod e sui palazzi nella terra d'Egitto, e dite: raccoglietevi sui monti di Samaria, e vedete agitazioni grandi nel mezzo di essa, ed estorsioni nell'interno di essa. Non sanno far cosa retta, dice il Signore, essi che accumulano violenza e sopruso nei loro palazzi. Perciò così ha detto il Signore Dio: un oppressore è attorno alla terra, farà crollare giù da te la tua fortezza e saranno saccheggiati i tuoi palazzi. Così ha detto il Signore. Come un pastore salva strappando dalle fauci del leone 2 zampe o l'estremità di un orecchio, così saranno strappati i figli di Israele, essi che abitano in Samaria sul canto di un lettino, alla testata di un divano. Ascoltate,
e attestate nella casa di Giacobbe. Oracolo del Signore, Dio delle schiere. Davvero, nel giorno in cui visiterò le prevaricazioni di Israele contro di lui, farò visita contro gli altari di Betel. Saranno spezzati i corni dell'altare e cadranno a terra. Percoterò la casa dell'inverno sopra la casa dell'estate. Periranno le case d'avorio e verranno meno molte abitazioni. Oracolo del Signore. Ascoltate questa parola, vacche del Basan, che siete sulla montagna di Samaria. Oh, esse schiacciano i miseri. Oh, esse spezzano i poveri. Oh, esse dicono ai loro signori: porta qua e beviamo. Ha giurato il Signore Dio per la sua santità. Sì, ecco, giorni stanno arrivando su di voi che vi si leverà con uncini, e quante tra voi rimangono indietro con ami da pesca. Per brecce uscirete, ognuna davanti a sé, e sarete spinte verso l'Ermon. Oracolo del Signore. Venite a Betel e prevaricate, a Galgala e moltiplicate il prevaricare. Offrite per il mattino i vostri sacrifici e per il terzo giorno le vostre decime. Fate fumare di fermentato l'azione di grazie e proclamate i sacrifici volontari. Fateli udire, poiché così gradite voi, figli di Israele. Oracolo del Signore Dio. Eppure io vi lasciai a denti asciutti in tutte le vostre città, con carestia di pane in tutte le vostre borgate, e non tornaste fino a me. Oracolo del Signore. Io trattenni da voi la pioggia a 3 mesi dalla mietitura. Facevo piovere su una città e su un'altra città non facevo piovere. Un campo era fradicio di pioggia, e il campo su cui non pioveva inaridiva. 2, 3 città andavano barcollando ad un'altra per bere acqua e non si saziavano, ma non tornaste fino a me. Oracolo del Signore. Percossi voi con l'arsura e con la ruggine. Ho disseccato i vostri frutteti e i vostri vigneti. Le vostre ficaglie e i vostri uliveti li divorò la cavalletta, e non tornaste fino a me. Oracolo del Signore. Mandai tra voi peste alla maniera d'Egitto. Trucidai con la spada gli adolescenti vostri, mentre erano catturati i vostri cavalli. Feci salire il fetore dei vostri accampamenti nelle vostre stesse narici, e non tornaste fino a me. Oracolo del Signore. Vi rovesciai del tutto, come quando rovesciò Dio Sodoma e Gomorra. Diventaste come un tizzone strappato ad un incendio, ma non tornaste fino a me. Oracolo del Signore. Perciò così farò a te, Israele. Proprio per questo lo farò a te. Preparati a incontrare il tuo Dio, Israele. Poiché ecco, colui che plasma i monti e crea il vento, che palesa all'uomo qual è il suo pensiero, colui che trasforma l'aurora in oscurità e cammina sulle sommità della terra, Signore, Dio delle schiere, è il suo nome. Ascoltate questa parola, che proprio io sto per elevare sopra di voi. Una lamentazione, o casa d'Israele. Cadde, non tornerà ad alzarsi la Vergine Israele. Fu abbattuta sopra il suo territorio, nessuno che la rialzi, poiché così ha detto il Signore Dio. La città che usciva con 1000 ne ha in resto 100, e quella che usciva con 100 ne ha in resto 10, poiché così ha detto il Signore alla casa d'Israele: cercate me e vivrete,
non cercate Betel e a Galgala non andate, a Bersabea non passate, poiché Galgala sarà deportata e Betel sarà ridotta al nulla. Cercate il Signore e vivrete, che non penetri come fuoco nella casa di Giuseppe e divori, e nessuno che spenga per Betel. Essi che sovvertono in assenzio il giudizio e la giustizia a terra abbattono. Colui che fa Pleiadi e Orione e che sovverte in mattino l'ombra di morte e il giorno in notte o tenebra, è lui che chiama le acque del mare e le riversa sulla faccia della terra. Signore è il suo nome. È lui che folgora sopruso sul violento e sopruso sopra la fortezza arriva. Odiano colui che alla porta decide e aborrono colui che parla integro. Ebbene, poiché avete estorto l'affitto contro il misero e tributo di frumento ghermivate da lui, case di pietre riquadre costruiste, ma non abiterete in esse. Vigne ubertosissime piantaste, ma non berrete il loro vino. Davvero, conosco che molteplici sono le vostre prevaricazioni e sfrontati i vostri peccati. Essi che osteggiano chi è giusto, essi che ghermiscono denaro per corruzione e i poveri alla porta respingono. Perciò tace colui che riflette su questo tempo, perché tempo cattivo è questo. Cercate il bene e non il male, affinché viviate, e avvenga così che il Signore Dio delle schiere sia con voi, come avete detto. Odiate il male e amate il bene, e stabilite alla porta il giudizio. Chissà che non faccia grazia il Signore Dio delle schiere al residuo di Giuseppe. Perciò così ha detto il Signore. Dio delle schiere, il Signore, in tutte le piazze vi sarà lamento e in tutte le strade diranno «Ai, ai!» Chiameranno il villano al lutto e al lamento i conoscitori del gemito. In tutte le vigne vi sarà lamento, perché io passerò in mezzo di te, ha detto il Signore. Guai a voi che bramate il giorno del Signore. Che mai gioverà a voi il giorno del Signore? Esso tenebre sarà e non luce. Così come se un uomo fugga in faccia al leone e gli venga incontro l'orso, entri in casa e appoggi la sua mano alla parete e lo morda il serpente. Non sarà forse tenebre il giorno del Signore e non luce, oscurità e non chiarore per esso? Odio, respingo le vostre festività, non odorerò il profumo delle vostre adunanze solenni. Anche se mi offrirete olocausti e oblazioni, non le gradirò. A sacrifici pacifici di grasse vittime non volgerò il mio sguardo. Via da me il tumulto dei tuoi canti, lo squillare delle tue cetre non ascolterò, ma zampilli come acqua il giudizio e la giustizia come fonte perenne. Forse che vittime e oblazione avete offerto a me nel deserto per 40 anni, casa d'Israele? Leverete Sikkut, vostro re, e Chiyon, vostro idolo, stella dei vostri dei che vi siete fatti. Io vi farò deportare al di là di Damasco, ha detto il Signore, Dio delle schiere è il suo nome. Guai agli spensierati in Sion e a coloro che stanno sicuri sul monte di Samaria, ai notabili della prima tra le genti, ai quali vengono quelli della casa di Israele. Passate a Calnè e vedete, di là andate ad Amat la Grande, e scendete a Gat dei Filistei. Siete voi forse migliori di quei regni? O è il loro paese più vasto del vostro paese?
voi che respingete il giorno cattivo mentre fate avvicinare l'insediarsi della violenza. Essi che giacciono su letti d'avorio e poltriscono sui loro divani, che mangiano agnelli del gregge e vitelli della stalla. Essi che vociano al suono dell'arpa, come Davide, escogitano per sé strumenti di canto. Essi che bevono nelle anfore da vino e con il più fino degli unguenti si ungono, non si affannano per il crollo di Giuseppe. Perciò ora saranno deportati alla testa dei deportati e cesserà l'orgia degli scioperati. Ha giurato il Signore Dio per l'anima sua, oracolo del Signore, Dio delle schiere. Io sono uno che aborre l'orgoglio di Giacobbe e i suoi palazzi io odio. Consegnerò la città e quanto la riempie, e avverrà, se saranno lasciati in una sola casa 10 uomini, essi morranno. Lo leverà il suo congiunto e il suo crematore per far uscire le ossa dalla casa. Dirà a chi è nell'interno della casa: «Ce n'è ancora da te?» Risponderà: «No». Quello dirà: «Zitto, poiché non è da ricordare il nome del Signore. Poiché ecco, il Signore sta per dare un comando. Percoterà la casa grande in frantumi e la casa piccola in schegge. Corrono forse sulle rocce i cavalli o si ara con i buoi il mare? Poiché avete sovvertito in cicuta il giudizio e il frutto della giustizia in assenzio, voi che vi rallegrate per Lodebar, voi che dite: «Forse nella nostra forza non ci siamo impossessati di Carnaim?» Ecco, io susciterò contro di voi, casa di Israele, oracolo del Signore, Dio delle schiere, una gente che vi stringerà dall'ingresso di Hamat fino al torrente dell'Arabà. Così mi ha fatto vedere il Signore Dio. Ecco, stava plasmando locuste mentre cominciava a crescere il secondo taglio d'erba. Ed ecco, il secondo taglio era quello che veniva dopo la falciatura del re. E avvenne, quando ebbero finito di mangiare l'erba della terra, io dissi: «Signore Dio, perdona di grazia. Come starà ritto Giacobbe, poiché egli è piccino?» Si pentì il Signore per questo. «Non sarà», ha detto il Signore. Così mi ha fatto vedere il Signore Dio. Ecco, stava chiamando il fuoco per castigare il Signore Dio. Aveva divorato il grande abisso e avrebbe divorato la campagna. Io dissi: «Signore Dio, cessa di grazia. Come starà ritto Giacobbe, poiché egli è piccino?» Si pentì il Signore per questo. «Neanche questo sarà», ha detto il Signore Dio. Così mi ha fatto vedere. Ecco, il Signore stava ritto sopra un muro a piombo e nella sua mano un filo a piombo. Il Signore disse a me: «Che stai vedendo tu, Amos?» Risposi: «Un filo a piombo». Il Signore disse: «Ecco, io sto per porre un filo a piombo nell'interno del mio popolo Israele. Non continuerò più a passare oltre per lui. Saranno devastate le alture di Isacco e i santuari di Israele saranno desolati. Io mi ergerò con la spada contro la casa di Geroboamo». Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re d'Israele: «Amos complotta contro di te nell'interno della casa di Israele. La terra non può sopportare tutte le sue parole, poiché così ha detto Amos. Di spada morrà Geroboamo, e Israele sarà deportato in esilio lontano dal suo territorio». Amasia disse ad Amos: «Veggente, va,
scappatene nella terra di Giuda, mangia ivi pane e ivi profeterai. Ma a Betel non continuare a profetare, perché esso è santuario del re ed è tempio del regno. Amos rispose ad Amasia: non sono profeta io, né figlio di profeta. Io sono mandriano e incisore di sicomori. Il Signore mi prese da dietro il gregge, e il Signore disse a me: va, profetizza al popolo mio Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profeterai contro Israele e non sbaverai contro la casa di Isacco. Perciò così ha detto il Signore: la tua donna nella città si prostituirà, e i tuoi figli e le tue figlie di spada cadranno, e la tua terra mediante funicella verrà distribuita, e tu su terra impura morrai. Israele sarà deportato in esilio, lontano dal suo territorio. Così mi ha fatto vedere il Signore Dio. Ecco, un canestro da frutta estiva. E disse: che cosa stai vedendo tu, Amos? Risposi: un canestro da frutta estiva. E il Signore disse a me: è arrivata la fine per il popolo mio Israele. Non continuerò più a passar oltre per lui. In quel giorno urleranno le cantatrici del palazzo, oracolo del Signore, moltitudine di cadaveri. In ogni luogo saranno gettati. Zitti! Ascoltate questo, voi che calpestate il povero fino a far cessare gli umili della terra, e dite: quando passerà la luna nuova, sicché possiamo vendere grano, e il sabato, sicché possiamo smerciare il frumento, rimpicciolendo l'efa e ingrandendo il siclo, e falsificando bilance per frodare, acquistando per argento i miseri e il povero a conto di due sandali? Anche il cascame del frumento venderemo. Il Signore ha giurato per l'orgoglio di Giacobbe: non dimenticherò sino alla fine nessuna delle vostre opere. Forse che per questo non tremerà la terra e non farà lutto ogni abitante in essa? Salirà tutta come il Nilo e si ingrosserà, e sarà risucchiata come il Nilo d'Egitto. In quel giorno, oracolo del Signore Dio, farò tramontare il sole a mezzo il giorno, e ottenebrerò la terra in un giorno luminoso. Stravolgerò le vostre festività in lutto e tutti i vostri cantici in lamentazione. Farò salire sopra tutti i fianchi sacco e sopra ogni testa rasatura. Ne farò come un lutto d'unigenito e il suo termine come giorno amaro. Ecco, giorni stanno arrivando, oracolo del Signore Dio, in cui manderò la fame sulla terra, non fame di pane né sete di acqua, bensì di ascoltare le parole del Signore. Andranno barcollando da mare a mare e vagheranno da settentrione ad oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. In quel giorno verranno meno le vergini belle e gli adolescenti per la sete. Essi che giurano per la colpa di Samaria e dicono: per la vita del tuo Dio, o Dan, o per la vita del tuo diletto, Bersabea, cadranno e non si rialzeranno più. Vidi il Signore ritto sopra l'altare. Egli disse: colpisci il capitello e crollino gli architravi, e fendili sopra la testa di tutti loro. Quanti tra loro rimangono indietro con spada truciderò. Non fuggirà tra loro un sol fuggitivo, né scamperà tra loro un solo scampato. Se si apriranno un varco nello Sheol, di laggiù la mia mano li afferrerà. Se saliranno al cielo, di lassù li tirerò giù. Se si nasconderanno sulla vetta del Carmelo, di là li cercherò e li prenderò.
se si rinchiuderanno davanti ai miei occhi sul fondo del mare, fin là comanderò al serpente e li morderà. Se andranno tra i catturati in faccia ai loro nemici, fin là comanderò alla spada e li truciderà. Porrò i miei occhi su di loro per la sventura e non per la prosperità. Il Signore Dio delle schiere, è Lui che tocca la terra e si squaglia. Fanno lutto tutti gli abitanti in essa, e salirà come il Nilo tutta quanta, e si risucchierà come il Nilo d'Egitto. È Lui che costruisce nei cieli le sue scalee, e sulla terra la sua volta ha fondato. È Lui che chiama le acque del mare e le riversa sulla faccia della terra. Signore è il suo nome. Non siete voi per me come gli etiopi, figli di Israele, oracolo del Signore. Non ho forse fatto salire Israele dalla terra d'Egitto, i filistei da Caftor e gli aramei da Kir? Ecco, gli occhi del Signore Dio sopra il regno peccatore. Lo estirperò via dalla faccia del mondo, ma non del tutto estirperò la casa di Giacobbe. Oracolo del Signore. Poiché ecco, proprio io sto per dare un comando e scuoterò in tutte le genti la casa di Israele, così come si scuote con il vaglio e non cadrà un ciottolino a terra. Per la spada morranno tutti i peccatori del mio popolo, essi che dicono: non farai avvicinare né farai arrivare in mezzo a noi la sventura. In quel giorno rimetterò in piedi le capanne cadenti di Davide, murerò le loro brecce, ne rimetterò in piedi le rovine, le edificherò come nei giorni antichi, affinché ereditino il residuo di Edom e tutte le genti sulle quali è stato proclamato il mio nome. Oracolo del Signore che sta per far questo. Ecco, giorni stanno arrivando, oracolo del Signore, che l'aratore raggiungerà il mietitore e il pigiatore di grappoli lo spargitore della semente. I monti stilleranno mosto e tutti i colli si liquefaranno. Farò tornare gli esuli del mio popolo Israele. Edificheranno città devastate e vi abiteranno. Pianteranno vigneti e ne berranno vino. Coltiveranno frutteti e ne mangeranno il prodotto. Li pianterò sopra il loro territorio e non saranno più sradicati dal suolo che io ho donato loro, ha detto il Signore, tuo Dio.